Vai. Ciao a tutti ragazzi, come va? How are you doing? Ok, allora oggi vi presentiamo un altro piccolo laboratorio che potete fare a casa e poi magari lo potete riproporre quando finalmente usciremo fuori e ricominceremo a fare attività outdoor. Benissimo, allora, innanzitutto oggi parliamo di fisica e quindi impareremo a realizzare delle piccole strutture che sono molto più resistenti e che possono darci la possibilità di, ad esempio, di utilizzarle per metterci sopra degli oggetti in modo tale che non crolli tutta la nostra struttura. Allora, cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di tre bicchieri. Three glasses. Abbiamo bisogno di due fogli di carta. E Two papers. abbiamo bisogno anche di un elastico. One rubber band. Benissimo. Oh, allora, partiamo da un concetto. Ci sono delle strutture, delle forme che hanno molta più resistenza delle altre. Ad esempio, il cilindro. Cilindro. Immaginate alla spiga di grano con il suo stelo che ha una struttura cilindrica. Perché? Perché è più resistente. La pianta ha evoluto questa forma per sorreggere la spiga e l'infiorescenza, che è abbastanza pesante e che si muove con il vento. Lo stesso osso, ad esempio, il nostro femore, pensate al femore che abbiamo nella coscia, che deve sorreggere il peso di tutto il nostro corpo, ha una forma cilindrica e guarda caso, anche in questo caso è vuota dentro, così come lo stelo. Ma pensate anche alle impalcature per realizzare ponteggi e per la ristrutturazione delle case. Sono tutte fatte con dei tubi innocenti, cioè vuoti dentro. Perché questa forma? Perché è una forma che dà molta, molta solidità e riusciamo a costruire delle cose in modo tale che non crollino. Allora, immaginiamo ad esempio che io voglia costruire un piccolo tavolo per sorreggere questo bicchierino e ho un foglio di carta, un semplice foglio di carta. Cosa farò? Posso fare, che ne so, un piccolo tavolino? Posso fare un piccolo tavolino in questo modo? Reggerà secondo voi il peso di questo bicchiere? Non regge. Cosa potrei fare? Beh, allora, potrei fare ad esempio un cilindro. Se io vado a fare un cilindro con il foglio di carta, un semplice cilindro, e utilizzo un elastico, se io vado a fare questo cilindro e metto il bicchiere di carta, vedete che riesce a sorreggere il nostro bicchiere. E questo è spiegato perché la forma cilindrica è una forma che dà molta più resistenza al medesimo materiale. Ma io posso utilizzare anche un altro tipo di forma, una forma che viene utilizzata molto spesso nelle impalcature, ad esempio per costruire i viadotti, le strade. Le strade al suo interno sono tutte fatte in questo modo, vedete, con dei ferri che sono disposti a soffitto. Immaginate di costruire un castello con le carte da gioco. Quale sarà la prima struttura che farete per cercare di re rendere resistente questo tipo di castello? Sarà quella della forma a soffietto, vedete? Bene, allora cosa possiamo fare? Se io volessi ad esempio realizzare, inquadra qua Yuri, se io volessi realizzare un tavolino, perché ho bisogno di un tavolino anche in ambiente naturale, io ho solo dei fogli e dei piccoli oggetti, come potrebbero essere dei bicchieri o dei sassi, potrei fare questo lavoro qua di mettere due cose sotto, il foglio sopra e mettere il bicchiere sopra. Ma è ovvio che crollerebbe. Se io invece vado a realizzare una struttura di questo tipo con il foglio di carta, vedete che è una struttura, come vi dicevo prima, a soffietto, e la faccio semplicemente piegando poco alla volta, facendo delle pieghe così, una, poi da quest'altra parte, due, poi da quest'altra parte 3, eccetera, vado a realizzare una struttura di questo tipo, vedete, a soffitto.
Beh, a questo punto, se io vado a posizionare questa struttura sopra i miei bicchieri e adesso vado a mettere il mio bicchiere, vedete che il bicchiere questa volta riesce a resistere, ma resisterà se anche vado a inserire qualche cosa in più, come potrebbe essere una matita o un altro tipo di penna. Vedete? Perché? Perché la resistenza di questo foglio aumenta con un rapporto da 1 a 50. Quindi siamo fuori all'aperto e non disponiamo di nient'altro, ma semplicemente di un foglio di carta e di alcuni oggetti. Benissimo, possiamo fare una struttura a soffitto e utilizziamo il nostro piccolo, piccolo tavolino. Ok, ragazzi, divertitevi a realizzare tutti insieme questo esperimento. Ok? Ciao, alla prossima volta!